forte grammatica russa pure fin Bakunin, anche se loro fa di bene scrivono il russo meglio di me. Peccato che non ci sia nulla che valga la pena di essere letto, eccetto Pushkin. Pushkin, appunto. Caro barone, le dico che scegliendo la mia figlia maggiore lei ha scelto la più intelligente. Io preferisco Mozrov a quel Pushkin. Prima il cervello, poi la bellezza. Avrei dovuto farlo a te. Vergogna. Vergogna, ti papà. Protesto in nome della mia bella sorella. Non ascoltarlo, io papà. Zitte quando parla vostro padre. Molto più fatto sei. Lo prendo come un complimento, papà. E io pure. Il barone lei non la pensa così, vero? No. No, Lyubov è tanto bella quanto sua madre intelligente. Ma come ho detto io? Che diplomazia! Dai, Lyubov, mia cara, stiamo aspettando! Sono sicura che il barone non ci tiene a fare. Lo dico io, papà! How do you do, Baron? I say, charming weather, you do nothing! Una gomma dove la capra poteva masticarsi bottoni. Ma si riesce a vivere facendo il critico letterario del tesoro? Si riesce se si è vista Lyon in un buco sopra l'officina di un padre. I lettori dovrebbero vederlo. Cammina su e giù scrivacchiando, fasciato di sciarpe, tossendo, gettando a terra le pagine, mentre cammina sotto di sola l'incudine. Pam, pam, pam. Arriva l'odore di sapone e paglia a molo dalla lavanderia di fronte. Sopra l'officina di un fabbro. Che posto per una lavanderia. Mamma, va bene. È arrivata una lettera per lei da Mosca. Gliel'ho lasciata in camera sua. Un altro tramonto. Un'altra stagione più vicina a Dio. Missario, non dovresti vivere in mezzo a tutto quel vapore e umidità, non ti fa bene, lo sai. Hai conosciuto Pushkin, Vissarion? No, vive a San Pietroburgo. Quanti anni ha? È troppo giovane, perché io sono del parere che un uomo non debba sposarsi di quando non abbia almeno il doppio dell'età della moglie. Io avevo 42 anni e mia moglie 18. Lei sì, ma lui no. Incantevoli, deliziose, così giovani. Pronto? Già dai. Ritengo ossinatamente stretta la tragica convinzione. Senta questo, senta. Tengo ossinatamente stretta la tragica con... Lei ha saputo? Soppresso, di punto in bianco, così. Avevo fatto nel telegrafo la voce solitaria della riforma. Ma vuole sentire questo? Sì, sì, certo, certo, cosa dice? Questo nuovo venuto, questo Bielinski, preso dalla strada dal direttore della 10, che usa telescopio per ridicolizzare i nostri migliori, i nostri più... No, 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 mi tengo ossinatamente stretta... Beh, allora ci provi la 10 a fare una vera rivista. Il telegrafo scherzava col fuoco, caro signore, non sono parole mie. Sono state dette dal terzo dipartimento, me le hanno riferite. Lei non vuole che glielo legga? Sì, sì, sì. Mi tengo ossinatamente... Ma essere chiusi così per aver stroncato una commedia, lei capisce? Mi tengo ossinatamente stretta la tragica convinzione che, malgrado la generale opinione dei nostri circoli letterari, malgrado il fatto che il nostro Kerashov si paragoni a Omero e Virgilio... Ma che c'è? Che lo lei? Ha sentito? Il telegrafo ha scherzato col fuoco una volta di troppo. E il nostro giovane leone è Cuconi.